Sì, assolutamente. È stato un episodio che mi ha dato modo di scattarmi, nel senso che mi ha dato modo di capire che certi errori non possono essere commessi, perché lasciare la squadra in 10, in qualsiasi campo in questo girone può condizionare molto la partita. Quindi nelle due gare successive sono stato soprattutto attento a non commettere gli stessi errori, e ho avuto quella spinta in più per cercare di dare ancora di più una mano ai miei compagni. Sicuramente è un periodo, è un tour de force molto importante per noi e per la nostra classifica, però io non credo che dobbiamo metterci addosso troppe pressioni, ma dobbiamo prendere le gare individualmente, pensare adesso soltanto a quella del Catanzaro e poi staccare e pensare subito al Catania. Quindi sicuramente incideranno i punti, però le prestazioni devono essere prese una alla volta e singolarmente. Il Catanzaro, secondo me, è sicuramente una corazzata. Non lo temo, perché comunque in queste partite viene sempre fuori qualcosa di positivo da noi, come ho potuto vedere nelle partite importanti che abbiamo disputato. Quindi tiriamo sempre fuori qualcosa di più, magari, di quello che possiamo fare. Per cui il Catanzaro è una squadra attrezzata per essere tra i primi 3-4 posti. La temo come tutte le altre partite, sinceramente. Dovremmo avere molta concentrazione e alta attenzione, ma questo non deve mai mancare. Hanno grandi individualità, conosco diversi giocatori, per cui dovremmo avere l'atteggiamento giusto, dovremmo essere determinati e cattivi su ogni pallone, perché comunque le loro individualità possono creare giocate da un momento all'altro.